Bonsoir, fatti vedere, vieni. Di cosa hai fatto oggi? La spesa. Allora, per la prima volta, no, la seconda volta. No, ci sei già stata una volta. È andato a fare la spesa. Quanto hai speso? 30 euro. Più di 100. Ha speso 130 euro. Io non ho mai speso 130 euro. Per una spesa, cosa vuoi? Il bicchiere? Gli ha comprato questo di Cars. Tieni. Vediamo cosa ha comprato il babbo. Vuoi un altro bastoncino? Ricky, mi dai uno? Lo metti nel tovagliolo? Ha preso bastoncini della Coppa. Ah, sei stato alla Coppa. Questo. Pane. Di che marca è, Ricky? Divi Bread. No, notare. Fatti noti, perché. Cioè, notare. Quanto è un chilo? 950 grammi di Nutella. Cioè, notare. Poi. Cracker, passami la spesa e mamma non la metti a posto. Federica, fagli vedere, basta. Sugo della Barilla. Questa qui. Maionese. Questa qui, fagli vedere tutta la cosa. No, si mette 2 minuti. Questo, che io non lo compro mai. Formaggio. Patatine per Samuele. Bagno schiuma e... la salsa barbecue buonissima. 2 pacchi di estate. E questo deodorante. Poi sarà mai preso. È arrivato Babbo Natale. Oh, grazie. Ha pensato anche a me. Mi ha preso le gallette. Le solite pizze che prendo sempre anche io. Ora fare ogni cosa. La pasta. Ah, tipo 50 euro di affettati, no, quasi. Oh my god. Salame Milano. Arrosto di tacchino di questa linea liberamente. Prosciutto cotto. Altro salame. Perché deve stare qui. Prosciutto crudo. Quanto l'avevi preso? Biscotti, tanto poi minimo col tè dura una settimana. Quanto no, ho sbagliato! No, vanno bene lo stesso. Eh no, volevo quelli grossi due. No. Biscotti, pasta, tutto della linea della Coppa. Poi ha preso i teneroni, baby. Perché volevi quelli grandi? Perché volevi mangiare anche te? Cosa vuoi che prendi quelli grandi? Vabbè, è uguale, glieli faccio tutti e tre. Che uno piccolino non gli basta, ovviamente. Poi, mele, bravissimo, che erano finite. Poi, altra bustona. Uno shampoo della Garnier. Questo è per me? Sì. Grazie, infatti ho riconosciuto che questo lo stavo già usando, mi piace tantissimo, per capelli sciupati e danneggiati. Questo qua, sicuramente non vedete un cavolo perché siamo al buio, vabbè. Altri teneroni, abbiamo una scorta di teneroni per un mese. Mi aiuti a mettere la spesa qui? Ricky, si è rotta una busta della pasta qui. Ma che dici? Ti giuro, qui. Cubetti di prosciutto e ora lo metto in un contenitore. Mozzarella della Coppa. Intanto metti a posto. No, basta, amore, ne hai bevuto uno. No, dopo. Poi, pecorino. 3,99 euro. No, dopo mangiare. Piselli della Coppa. Ragù alla bolognese, che a lui piace tanto il ragù. Ah, le gocce di cioccolato della Coop. No, buonissima! Perché hai preso quelli piccanti? Sì. Buoni? No, vabbè. Salamini, questi che è una vita che non li mangio. Buoni. Merendine, questa qui della Balconia al latte. Altre mozzarelle, faremo la faccia delle mozzarelle. Fatti vedere, saluta. Dicono sempre che ci vogliono vedere. Di ciao, intrattienili. Visto come si fa la spesa, datemi retta. Non è inutile andare a fare la spesa, spendere 20 euro come fa questa e portare a casa 3 mozzarelline del minchia. Non gli date retta. Guarda, queste damigiane di yogurt della Müller. Lui è fissato con le marche rispetto a me, eh. Belline! Ma dove le trovate? No, ma queste sono per Samu?
No, vabbè, devo mandarlo sempre a fare la spesa. Guardate queste banane. Io, è una vita che cerco queste banane, non le ho mai trovate. E lui le ha trovate. Guardate come sono carine. No, troppo carine. Si manda sempre il papà a fare la spesa. Wurstel. Altro yogurt, questa è la vaniglia, sempre della Mule. Crostatine della Coop. Cornetti per la colazione del Mulino Bianco, sono in offerta, vero? Questi me l'ho visto il volantino, sono in offerta, 1,11 euro. Di che? Un litro di latte. Vuoi una patatina? No amore, dai, il babbo ci dà il bastoncino. No, quelli sono del babbo. Gli spaghetti. Dopo si mangiano insieme. Va bene? Altro bustone. Fagli vedere questo, l'olio. Ti ricordi quanto hai pagato? Giustamente lei prende l'olio a spruzzi. Mai visto in vita mia. Sì, ma loro non capiscono. Fagli vedere cosa, di cosa stai parlando. Guarda. Perché questi sono invece che non hanno senso. Dammi retta. Datemi retta. A spruzzo, va qua. C'ho un'ora per metterlo dentro all'insalata. Non gli date retta. Comunque, poi ha preso queste Pringles. Queste cosa sono? Ham and cheese. Sono una novità. No, e poi... e due di succo di questo della Bravo. Poi... altra busta. Piano, amore, Panzerottini, questi qua sono buonissimi, ve li consiglio. Vero che sono buoni, Ricky, questi? Sì. Sono la fine del mondo, provateli. Dopo si mangiano. Sofficini. Questi li mangi insieme al babbo, va bene? Dai, mozzarelline, che io adoro. E altri sofficini al prosciutto cotto e mozzarella. Dopo insieme. Dai un bastoncino. Vieni, un bastoncino, vieni. Poi i miei soliti salvapasti. Infatti questi li avevo detto di prenderli io. I cordon blu, le cotolette di pollo e altre cotolette di pollo. Li metto nel congelatore in 3 secondi, pranzo, cena, pronti. E le pizzettine per la merenda per Samuele. Poi, l'ultima busta! Ah, è caduta una pasta sfoglia. Pasta sfoglia, questa si farà una settimana, della Coop. Poi l'insalatina, un po', c'è un po' schiacciata. L'insalata fantasia, questa musta, sempre della Coop. Pistacchi, buoni pistacchi. Una scamorzina affumicata e piadine della Mulino Bianco. Vuoi dichiarare qualcosa, Ricky? La spesa è terminata. Ah, poi anche acqua. Bene, vuoi saluta Ricky? Ciao. Ciao, saluta Samu.